Sono Giuseppe Guerini, sono presidente di SECOP, SICOPA Europe, l'organizzazione di rappresentanza delle cooperative di lavoro, industriali, di servizio e delle cooperative sociali. Da 32 anni sono soprattutto un cooperatore, un socio lavoratore di una cooperativa. La storia delle cooperative è costellata dalla capacità di dare risposta alle trasformazioni del mondo del lavoro. Pensiamo alle prime cooperative di lavoro, nascono come cooperative di facchini che trasportavano i bagagli nelle stazioni, ad esempio. Erano dei lavoratori non standard anche a quell'epoca e ovviamente organizzandosi in cooperative hanno risposto alla necessità di aiutarsi reciprocamente attraverso appunto il meccanismo mutualistico. Oggi il mercato del lavoro è in fortissima trasformazione sia per effetto delle nuove tecnologie sia per effetto dell'evoluzione del mondo del lavoro e del cambiamento anche nelle organizzazioni, per cui si è infranta quella barriera che separava nettamente il lavoro dipendente dal lavoro autonomo. Questo oggi espone molti lavoratori a un fortissimo rischio di essere sfruttati, di trovarsi isolati, di dover rispondere a delle chiamate lavorative sostanzialmente molto parcellizzate, e la possibilità di organizzarsi in cooperativa da un lato conferisce maggiore forza alla capacità organizzativa del lavoratore, ma anche consente di mutualizzare dei bisogni degli stessi lavoratori, prevedendo meccanismi di reciproco aiuto, meccanismi di solidarietà e di sostegno, ma soprattutto consente di ridefinire un perimetro identitario ai lavoratori e continuare a dare senso e dignità al lavoro. Oggi gran parte dell'innovazione è una innovazione di significato. Mantenere il lavoro agganciato al significato di dignità della persona, di affrancamento dalla povertà, di messa in condizioni di essere libero di intraprendere le proprie scelte professionali è una delle grandi sfide del lavoro. Le cooperative possono essere uno strumento, se adeguatamente sviluppato con consapevolezza da parte di chi ne fa parte e diventa socio, per affrontare queste problematiche. Il sistema di welfare europeo, che è forse il sistema migliore al mondo, si è sviluppato di pari passi con l'evoluzione del mercato e del mondo del lavoro. Oggi quel sistema di welfare è fortemente messo in discussione da una trasformazione enorme del sistema di lavoro, e oggi abbiamo ancora un sistema di regole che non è in grado di distinguere e di comprendere questa frattura che ho descritto prima fra lavoro dipendente e lavoratore autonomo. Proprio nell'epoca della massima diffusione della pandemia, noi abbiamo osservato delle difficoltà da parte dei sistemi assicurativi di protezione dei lavoratori nel proteggere i lavoratori autonomi, i freelance, le piccole partite IVA, questi tipi di lavoratori che non vengono riconosciuti come lavoratori dipendenti e quindi non hanno tutte le tutele del lavoro dipendente, ma sono anche degli imprenditori che non hanno dei margini di redditività alti da potersi permettere assicurazioni private e quindi rimangono sostanzialmente in una terra di nessuno della protezione sociale. Questo è quello che dovrebbero fare le istituzioni e l'Unione Europea, cioè definire un sistema di protezione di questi lavoratori. E qui potrebbero arrivare in aiuto le cooperative, perché le cooperative, mutualizzando bisogni e risorse, possono essere un partner ideale per la pubblica amministrazione, per le istituzioni, per l'Unione Europea, per creare il sistema di sicurezza che non può essere replicato nelle stesse modalità che hanno caratterizzato i sistemi previdenziali, assicurativi e sanitari del secolo scorso. Devono essere reinventati, e in questo senso le cooperative possono essere un valido supporto, perché col sistema della mutualità da un lato e soprattutto con una disponibilità
a ripartire più equamente la risorsa lavoro, ma anche la risorsa economica generata dal lavoro, definiscono in sé un sistema di autoprotezione per i lavoratori. La Commissione europea ha annunciato due importanti provvedimenti che riguardano il tema che stiamo affrontando. Da un lato il piano d'azione per l'economia sociale di cui ha parlato il commissario Schmit e che si propone di dare sostegno ed evidenza al ruolo che le organizzazioni dell'economia sociale hanno svolto e stanno svolgendo in Europa. Addirittura il commissario si spinge a sostenere, e io condivido perfettamente questa posizione, che le imprese dell'economia sociale sono una delle leve per rendere sostenibile e inclusivo lo sviluppo in Europa e sono uno dei bacini occupazionali più importanti per i prossimi anni. Bisogna però costruire un sistema di regole che sia maggiormente favorevole a sostenere queste forme di impresa, perché ancora oggi nei 27 stati dell'Unione Europea abbiamo una costellazione di legislazioni relative all'impresa sociale, alle cooperative, alle organizzazioni dell'economia sociale troppo diversificata e soprattutto non abbiamo un quadro regolatorio omogeneo a livello europeo. Ci auguriamo che col piano d'azione arrivi sia un intervento di carattere legislativo, sia un intervento invece che ne sostenga lo sviluppo con azioni concrete sviluppo e sostegno all'attività imprenditoriale. Il secondo piano di attività è l'intenzione dell'Unione Europea di regolamentare il lavoro che si organizza attraverso le piattaforme digitali. Questa è una delle frontiere su cui si è sviluppato più rapidamente il fenomeno delle piattaforme con la cosiddetta uberizzazione del lavoro, che vede molti lavoratori ingaggiati attraverso appunto delle piattaforme digitali e un sistema di algoritmi che regola questi lavoratori. Noi ci auspichiamo che l'Unione Europea tenga conto che quella che molti chiamano sharing economy attraverso questo sistema di piattaforme in realtà al momento condivide ben poco, cioè condivide, anzi scarica sui lavoratori il rischio di impresa ed il rischio di mercato e privatizza totalmente i ricavi e il sistema di governance. La cooperativa da questo punto di vista sarebbe un sistema più equo, perché consentirebbe agli stessi lavoratori di essere proprietari della piattaforma e quindi non solo di condividerne i rischi come imprenditori autonomi, ma anche di ripartire i ricavi in maniera più equa e soprattutto di partecipare attivamente alla governance del sistema.